Ciao e benvenuto a questo nuovo video al volo. Oggi ti voglio parlare di fiducia e di perdono. Questo è un video totalmente improvvisato, semplicemente perché questa mattina stavo facendo una mia camminata qui nella giungla balinese per rilassarmi e facendo uno degli esercizi che faccio sulle emozioni ho deciso di perdonare tutto e tutti nella mia vita. Ed è qualcosa che era importante per me fare in questo momento perché nelle ultime settimane la mia fiducia è stata davvero messa alla prova. Una cosa che mi è successa, una persona che consideravo essere una mia amica mi ha rubato dei soldi, mi ha rubato due iPhone ed era davvero l'ultima persona a cui me lo sarei aspettato. Quindi questo e altre vicende innanzitutto mi hanno fatto capire una cosa, che la nostra fiducia va meritata. Io di natura forse sono un po' naive e penso ci siano dei benefici nell'essere un po' naive. Il mondo ha bisogno di persone che si fidino e non di persone che sono sempre in giro a pensare chi mi sta per fregare. Però allo stesso modo ho imparato che al tempo stesso è utile far sì che le persone debbano meritarsi la nostra fiducia. C'è una frase di Shakespeare che dice: ama tutti, fidati di pochi, non far male a nessuno. Ed è davvero qualcosa che ha senso. Ama tutti, vuoi bene a tutti, assumi il meglio, ma quando si tratta poi di magari di lasciarli entrare nella tua vita, lasciarli entrare nel tuo cuore, lasciarli entrare nel tuo business, allora non ti fidare, ok? E fa sì che le persone debbano lavorare per la tua fiducia, lavorare per dimostrarti chi sono, perché purtroppo la maggior parte delle persone non ha lo stesso livello di etica, di valori che tu puoi avere. Quindi questa era la prima metà del video. Quello che io pensavo fino a qualche tempo fa, a qualche giorno fa, era: ok Francesco, cerca di non essere così naive, di non fidarti troppo delle persone. La seconda parte però, quello che è successo stamattina è che mentre facevo uno dei miei esercizi sulle emozioni, quindi spesso la mattina mi chiedo perché cosa sono grato oggi, chi amo, chi ama me, queste domande, e a un certo punto mi è semplicemente venuto da dentro, quando pensavo a chi amo, a chi voglio bene, e io, sai, voglio bene a tutte queste persone. Perché a un certo punto riesci a capire che qualsiasi cosa le persone facciano, anche se ti rubano, anche se ti tradiscono, anche se qualcuno mi scrive in un commento ma se la mia ragazza va a letto con un altro e mi ha tradito, alla fine non ha niente a che fare con te. E prendi questo con... ci sono due visioni su questa cosa. Da una parte, prenditi responsabilità della tua vita. Da una parte io cerco sempre di pensare che è mia responsabilità, che se le persone fanno qualcosa ho una mia parte di responsabilità, cerco di assumermi quella responsabilità in modo di capire dove posso migliorare, dove ho fatto qualcosa che non è andato. Quindi per esempio con questa persona che mi ha rubato delle cose avrei potuto mettere di più alla prova la sua fiducia, ok? Non aprirmi così facilmente. Dall'altra parte però devi capire che non ha niente a che fare con te quello che le persone fanno, ma a che fare con loro. A che fare con loro, con i loro modelli, con le loro mappe di come vedono il mondo, con come sono cresciuti. Quindi a un certo punto stamattina mi sono detto: sai cosa, ci sono persone nell'ultimo tempo che hanno tradito la mia fiducia, ma sai una cosa, sono grato per tutti i momenti che ho avuto per loro. Li voglio bene, gli auguro il meglio e lascio totalmente andare, le perdono, lascio andare. E ho avuto davvero una sensazione di: ah, finalmente non ci devo più pensare a queste cose qua, perché perdere tempo a odiare o anche solo preoccuparsi di qualcuno che ti ha fatto del male è davvero tempo sprecato. Usa il tempo che invece hai per dedicarti alle persone che ti vogliono bene, di cui sai che ti puoi fidare. Ora, questo è un video davvero totalmente improvvisato e come se avessi una conversazione con te raccontandoti i miei pensieri. E ci tengo che sia così per diversi motivi. Uno dei motivi è anche che questi video io li uso per me. Cioè, fra un po' di anni, e anche adesso, me li riguardo spesso, mi riguardo i miei video. Se ho paura mi guardo il mio video sulla paura, perché siamo così bravi a dare consigli, lo sto facendo un po' di, tra virgolette, di lavoro, dare dei consigli, ma poi molto spesso siamo noi stessi che non seguiamo i nostri consigli. E quindi questi video sono un po' un modo per me per studiare me stesso, per ascoltare i miei consigli, perché dico: Francesco, l'hai detto lì, cosa si fa in quel caso? Fallo, ok?
E poi per avere un po' un documentario dei posti dove sono stato, dei luoghi che ho visto, dei pensieri che avevo nella mia vita, penso che sia una sorta di video diario per me stesso e magari un domani, non so, per le persone che si fideranno di me, per le persone che mi vorranno bene, a cui poter lasciare la mia video eredità, diciamo così. Quindi questi erano un po' i miei pensieri oggi sulla fiducia, sul tradimento e scusami, e sul perdono. Quindi fidati, dico, vai cuore aperto, ama tutti, ma quando si tratta di dare davvero cose che sono importanti per te agli altri, stai attento. Ok, quindi quel fidati di pochi di Shakespeare penso sia di valore. Addirittura, probabilmente evolverò il mio pensiero su questo, ti farò sapere. Un mio amico ha dei cerchi, ok? Dei cerchi di fiducia. Penso che nella cerchio più esterno accetto tutti, mi fido di tutti, ma nelle cose più importanti, magari nel tuo cerchio più interno, le persone che davvero lasci entrare nel tuo cuore, lui ha detto: io ho davvero poche persone, due o tre ragazze che davvero ho amato e la mia famiglia. E boh, ok. E penso che sia valido, soprattutto lo vedrai quando si tratta di prestare soldi. Io ho imparato che, ok, probabilmente non presterò mai più soldi a nessuno, neanche amici, neanche familiari, perché qua sono altre dinamiche, ma le persone che di solito hanno problemi di soldi continueranno ad avere problemi di soldi, a meno che non cambino, il tuo prestarli soldi non li aiuta. Questa è una cosa che ho imparato. Quindi ama tutti, ma la tua fiducia dalla a pochi. E l'altra metà di questo video vuol dire davvero perdona, ok? Perdona, non so come si fa, ok? Non ho un modo di dirti. Probabilmente fai una meditazione, chiudi gli occhi, vai a fare una passeggiata, pensa ai bei momenti che hai avuto con queste persone e prova a capire che dalla loro prospettiva stavano solo cercando di fare il meglio per loro. Se riesci a entrare un attimo in quest'ottica, a uscire solo dalla tua visione del mondo, proverai una bella sensazione di rilassamento e lascerai andare. E se vuoi anche farglielo sapere, se vuoi fare una cosa in più, potresti scrivere un messaggio o chiamare queste persone magari con cui hai rotto, con cui non parli da tanto, per dire: senti, lo so che l'ultima volta che ci siamo parlati non è stato carino, è stato un casino, ma ti chiamo solo per dirti che nonostante quello che sia successo, ti voglio bene, sono stati dei bei momenti con te, ok? O ti voglio bene, abbiamo creato un bel business insieme, non voglio creare una nuova relazione con te, non voglio aggiustare, voglio solo dirti che ci tengo a te, ti auguro il meglio, bam, clic, metti giù. Okay? Questo è davvero utile, fare qualcosa nel mondo reale per perdonare. Fammi sapere che cosa ne pensi di questo video e noi ci vediamo presto nel prossimo. Fino a quel momento, segui i tuoi sogni e cambia il mondo. Ciao, sono ancora io e ho un regalo per te. Però prima voglio chiederti due favori. Il primo è di iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto e il secondo è quello di lasciarmi un commento e di farmi sapere che cosa vuoi sapere in modo che io possa ispirarti ed aiutarti ogni giorno di più. Quindi iscriviti al canale, lasciami un commento, anche un like che ovviamente mi fa piacere e poi dopo che hai fatto queste due o tre cose allora vai su francescomarcuccio.it/regalo per avere il mio regalo per te. Ti auguro una meravigliosa giornata. Ciao!